Ciao a tutti, vlog prima della Chianti Ultra Trail. Allora ragazzi, oggi pomeriggio partirò per Radda in Chianti. Domani parteciperò alla Chianti Ultra Trail da 73 km con 2500-2600 metri di dislivello, non voglio sbagliarmi. E sinceramente sto preparando la borsa, come avete visto. Questo è un momento un po' particolare del pre-gara, è il giorno prima ed è il momento in cui faccio il punto della situazione. È il momento in cui ragiono, guardo bene il regolamento, vedo il materiale obbligatorio, controllo il meteo e quindi vado a decidere cosa fare e cosa non fare. È il momento in cui decido, ok, mi vesto in questo modo, con pantaloni corti, metto questa maglietta, metto questa maglia termica e poi decido per esempio la gestione gara con i gel. Ogni quanto ci sono i ristori, guardo tutto quanto nel dettaglio e decido ok, perfetto, al primo ristoro prendo questa cosa, poi al secondo prendo quest'altra e quindi vado a programmare tutta quanta la gara. Ed è un momento un po' delicato, sinceramente, dove cerco di concentrarmi, dove cerco di fare il punto della situazione, specialmente poi in gare così lunghe, dove devi cercare di immaginarti come sarà la gara, quello che succederà, come la vuoi affrontare magari, cose del genere. Quindi è un momento un po' particolare, specialmente in gare così lunghe. Sinceramente per una mezza maratona, secondo me, almeno per me, non c'è tutta quanta questa preparazione con il materiale che zaino prendere, serve la lampada frontale, scarpe, ok, utilizziamo queste, le scarpe sono sempre importanti con qualsiasi gara facciate, e abbigliamento, portare delle giacche antivento, calzini, poi ho un doppione di tutto, sono un po' paranoico su questo e porto sempre due cambi, per esempio porto un'opzione per il freddo, un'opzione per il caldo, poi la mattina della gara, l'ultimo momento, decido come vestirmi, anche se in realtà già lo so. E volevo condividere con voi quindi questo momento di preparazione così, così importante. Voi che cosa fate invece nel pre-gara? Qual è la vostra routine? Come vi comportate? Cosa fate? Cosa non fate? Ecco, per me il giorno prima della gara è proprio il momento più importante. È il momento in cui faccio il punto della situazione su tutto quanto. Questo è il momento in cui decido come affronterò la gara e quello che porterò con me. Poi sempre 2000 dubbi, ho preso tutto, oddio, mi sono dimenticato questo. E più che altro quello che mi preoccupa di più magari è l'alimentazione, sempre come sto attento e decido proprio nello specifico quella strategia gara. Poi mi stampo l'altimetria del percorso, cerco di studiarmelo e cerco un po' di immaginarmi come sarà e come l'affronterò, specialmente poi in gare trail dove ci sono dislivelli, salite, discese, quindi la gara può essere in un tratto più facile con un tratto più pianeggiante, magari poi c'è un tratto più difficile. E che altro? Qui c'è tutto il mio abbigliamento, poi qui in questa busta c'è quello che porto in tutte le gare, quindi senza ogni volta andare a cercare tutto quanto, io poi rimetto tutto qui dentro, questa è la busta gara, diciamo, e dove c'è telo termico, dove c'è, per esempio, ci metto il gel, ci metto tutto quello che porto con me, lampada frontale, crema antisfregamento, qualsiasi cosa, va tutto quanto lì dentro poi alla fine, a fine gara, così non dimentico niente ogni volta, anche per esempio porta pettorale, cose del genere. Quindi, ragazzi, io tra poco pranzo e poi nel pomeriggio parto per Radda in Chianti, qui da Roma. Ci vediamo lunedì, vi farò sapere poi come andrà, vi terrò aggiornato. Seguitemi su Instagram se ancora non l'avete fatto, dove aggiorno costantemente, o quasi comunque, con le storie, quello che faccio, e anche su Facebook comunque. Detto questo, ci vediamo per il mio vlog lunedì, dove vi racconterò come andrà. Per il momento sto tranquillo e sereno. Ho solo tanta voglia di correre per 73 km, ecco, questa è la cosa più bella. Sicuramente sarà in un posto bellissimo, panorami bellissimi, la Toscana mi piace veramente tanto, quindi voglio divertirmi, voglio guardare i panorami con calma e correre tutto il tempo. Questo è l'obiettivo. Ragazzi, ci vediamo lunedì.
Io finisco di preparare la borsa. Ciao!